Allora il comune regala, dona, diciamolo così, li dona nel senso che tanto poi non li paga, alle cooperative la gestione di questi servizi. Dopodiché cosa fa? Dice, ora tu stai svolgendo questo servizio, tanto io poi non li pago. Quei soldi di cui stiamo pretendendo dei pagamenti non sono soldi privati di qualcuno, sono soldi pubblici. Addirittura sono soldi messi a bilancio nell'anno 2009, 2010, 2011. Se sono stati messi a bilancio in quegli anni, dove sono quei soldi? Allora, quello che crediamo è che questi signori, più che essere rappresentanti delle persone, siano rappresentanti di alcuni poteri forti e di diversi banchieri. Come funziona il meccanismo? Di solito se una cooperativa non riesce più a pagare gli stipendi, cosa deve fare? Si rivolge a una banca, si rivolge a una banca che deve anticipare dei soldi. Questa banca anticipa dei soldi, ma non lo fa con buona volontà, lo fa perché su quei soldi anticipati quella cooperativa poi pagherà un interesse. Ok? In un gioco incredibile in cui su lavori che tu stai svolgendo e su cui dovresti essere pagato paghi un interesse ad una banca. Più o meno come fanno con tutti, come fanno con gli individui, come fanno con i gruppi, come fanno con qualunque organizzazione di persone, di esseri umani. Allora questi signori, forse più che rappresentanti di una cittadinanza, di gente che vive i luoghi e vive i quartieri, sono i rappresentanti delle banche. Un caso emblematico è Chiamparino, il sindaco più amato d'Italia. Così si diceva. Così si vendeva sui giornali, così si vendeva con le fotografie a fianco di qualcuno, ovvero un sindaco che ha creato una sua immagine sul benessere di tutti. In realtà è indebitato una città senza dire nulla, e questo è importante saperlo. È importante saperlo perché lo possiamo raccontare non solo alle 500 persone che sono in piazza, lo possiamo raccontare alle migliaia e milioni di persone che ogni giorno sono vicini a noi, in un passaparola che può diventare interminabile. Sapete perché io credo che questi signori non scendono? Un po' perché possono dire di fronte ai giornali, oh cielo, c'erano delle persone così cattive, mi chiamo Rocco, se volete una persona cattiva, faccio l'educatore da 20 anni e assolutamente non sono cattivo, giuro, sto chiedendo un confronto con delle persone che devono mantenere degli impegni, perché il bene pubblico non è loro, il bene pubblico è di tutti. Vi faccio degli esempi economici, perché con questa storia c'è la crisi, che è quella che sventolano sui giornali. Allora diciamo, se c'è la crisi, ma perché si costruiscono grandi opere dove si investono milioni e miliardi di euro? Perché? Se c'è la crisi, mia mamma, io sono cresciuto in una famiglia di operai, con uno stipendio e 4 figli, ok? Allora mia mamma, quando c'erano delle difficoltà economiche, cominciava a togliere le cose non necessarie. Allora le grandi opere sono necessarie? 20 milioni di euro di rimborsi elettorali che hanno preso nel 2010, dopo le regionali, sono necessari 20 milioni di euro per questi partiti che dovrebbero rappresentare le persone. Sono necessari? No, non sono necessari. Sapete quanto prende il portavoce del sindaco di Torino, che già fa ridere il fatto che uno per parlare ha bisogno di un altro che parla al posto suo? Prende 170.000 euro. Sapete quanto costa un'educativa territoriale di un quartiere come quello di Mirafiori? Più o meno 170.000 euro. Allora, tra un portavoce e un'educativa territoriale sul territorio di Mirafiori, scusate, ma per noi è estremamente più necessario quell'intervento con dei ragazzi a volte abusati, che questo comune si dimentica e se ne fotte altamente, perché funziona così. Allora io credo la cosa che dobbiamo fare, e dobbiamo riempire sempre di più le piazze, dobbiamo unire sempre di più delle lotte, perché la lotta non è solo di un operatore sociale, quello che succede a noi è quello che succede a qualunque operaio, a qualunque lavoratore, è quello che succede a tutti, e non succede così, senza motivo, succede perché c'è una minoranza di persone
che decide che questo deve accadere. Perché? Perché loro devono difendere i loro privilegi. È così. Allora la cosa che dobbiamo fare in primis è uscire ed invitare altri ad uscire da una sorta di anestesia in cui ci hanno costretto negli ultimi anni. Dobbiamo uscire, dobbiamo sperimentare, dobbiamo vivere. Quello è l'unico modo per vincere le lotte, non c'è altro modo. Vi ringrazio.